Salve amiche ed amici carissimi, oggi avrei tantissime cose da raccontarvi, davvero è complicato ragguagliarvi su tutto quello che accade nel nostro paese e nel nostro continente, perché sono tanti i venti e gli eventi che spirano sinistri nel nostro momento storico, a cominciare dall'attentato gravissimo al premier slovacco Robert Fico, che sta lottando contro la vita e la morte per un attentato che, come di tutta evidenza, ha natura politica. Non è la prima volta, sapete che la violenza implode nella politica, a cominciare dal 44 avanti Cristo con l'attentato a Giulio Cesare e poi così nella storia tutto quello che si è andato verificando. Diciamo che il tributo di sangue che a volte la politica mette in campo per la conquista del potere fa il paio con la violenza. È inutile nascondersi dietro le parole. Per non andare tanto lontano, vi ricordo l'attentato a Togliatti, la morte di Gandhi, assassinato mentre andava a pregare con le sue pronipoti, e poi tante vicende come la storia di terribile dolore della famiglia Kennedy. Tutta la famiglia toccata dal dolore terribile degli omicidi, senza dire degli anni di piombo in Italia, da Bachelet, Aldo Moro, all'omicidio di Matteotti, ordito da un comando fascista, su ordine pneumatico, diciamo, del capo del governo. Mussolini, che in maniera, come dire, disarmante dichiara: assumo io e solo io la responsabilità di questo fatto di sangue, lo disse in Parlamento. Pensate, quindi, vedete, la vicenda della violenza nella politica è una delle pagine più terribili che si registrano in questa complicata fase storica che vive e che attraversa il nostro paese e che purtroppo ha determinato anche i fatti bellici, dei quali non intendo parlarvi perché sicuramente ne sapete molto più di me. Intanto, come avete anche visto, non ci sarà più il duello tra Giorgia Meloni e la Schlein, perché si è messo di taglio Tajani. Devo dire per una volta che Tajani non ha detto una cosa fuori dal mondo. Tajani dice giustamente: ma perché c'è solo questo duello tra la sinistra e la destra? Ci sono tanti leader, perché non promuoviamo un duello all'americana? Un duello all'americana prevede che parlino tutti i leader, dai grandi ai piccoli, perché questo richiede la democrazia. In Italia invece questo non è possibile, anche perché poi in Italia c'è questa legge della par condicio, sapete, noi abbiamo un po' le mani legate, possiamo dire fino ad un certo punto, poi c'è tutto un sistema normativo che è diventata legge per noi, per il motivo per il quale abbiamo i minuti contati, non possiamo dire né una parola di più né una parola di meno, perché altrimenti questa parola determina delle sanzioni e la democrazia
diventa un surrogato del principio della libertà che ne costituisce invece il sostrato. Dunque diciamo che anche questa campagna elettorale che ci apprestiamo, che stiamo già commentando, perché tra un po' si voterà per le europee, diventa, come dire, una partita a scacchi truccata, perché tutti i mezzi di informazione, quasi tutti, poi hanno le loro centrali di riferimento, tranne la stampa realmente libera, quella che si mantiene da sé, come questa televisione, che è retta, come sapete, da una cooperativa. La settimana si chiude anche su questa storiaccia di come le regole possono essere riviste, rimeditate. Io credo che non è possibile immaginare i principi della libertà di opinione che dovrebbero esercitare tutti i giornalisti con i principi di democrazia. Questo binomio fatemi usare il condizionale, un binomio inscindibile. La par condicio, che fu inventata da D'Alema, è stata già una forma di bavaglio, diciamoci la verità, bisogna essere onesti. E quindi noi, come dire, imbavagliati, riusciamo a dirvi quel che possiamo dirvi, correndo anche non pochi rischi, perché a volte poi il garante interviene in maniera dura, perché la legge è la legge e la legge va rispettata secondo il nostro piacere. Poi può essere una legge sgradita, una legge ingiusta, ma questo non spetta a me dirlo. Posso pensarlo, ma non posso praticarlo in negativo, perché questo significherebbe mettersi fuori da quelle che sono le norme che vigono in un determinato paese. Il nostro è un paese in cui lo Stato di diritto dovrebbe avere ancora un senso. La vicenda di Toti, alla fine, avete saputo questo scandalo che è scoppiato in Liguria e che sembrerebbe rivelare molto di più di quel che non si dice, non si racconta, è una storia che pesa molto sulla coalizione di centrodestra, anche se Toti è titolare, come dire, di una forza politica autonoma, però Toti, ex Forza Italia, poi si è messo da solo, poi ha fatto un percorso con i moderati, è sempre stato da quella parte dello schieramento. Toti è stato inguaiato da Spinelli. Chi è Spinelli? Spinelli è un imprenditore il quale papale ha detto: sì, io ho dato 40.000 euro al presidente Toti, ma li ho dati anche in passato a Burlando, li ho dati agli altri, quando me li chiedevano davo i soldi. Lo ha detto con un disincanto, con una tranquillità, con una serenità d'animo davvero disarmanti, perché se oggi la politica del buon governo è rappresentata da questi esempi, di grazia, noi siamo veramente nella melma, ma ancor peggio di quanto c'era il finanziamento ai partiti, perché a questo punto, se un imprenditore deve dare sotto banco i soldi ad un politico, ad un partito, ad una forza politica, mentre potrebbe farlo alla luce del sole, le cose sarebbero molto più chiare. Invece il popolo, come dicono da queste parti, applaudisce per le cose che non capisce. Si è capito però che Toti ha preso i soldi, Toti non lo nega, ed è particolare che questi soldi vengano incassati, 40.000 euro, qualche giorno dopo la concessione di un provvedimento trentennale della gestione nelle attività portuali. Guardate, il tema della corruzione è antico, è un tema che ci porterebbe lontano in questa discussione anni luce. Honoré de Balzac diceva, nella sua famosissima opera che si chiama Papa Goriot, diceva che la corruzione è l'arma della mediocrità, ed è difficile, davvero, davvero difficile non essere d'accordo
con questo grande scrittore francese. Però ci rendiamo conto che comunque la si metta la storia, ieri lo ha detto in maniera molto chiara Cantone, un magistrato che stimo moltissimo, intervistato da Formigli sulla Sette, comunque la giriamo, questa storia della corruzione dei politici, degli imprenditori, appare e scompare come Mefisto nel cuore della notte. E allora mettiamola sotto la luce del sole, altrimenti, e con questo concludo, dovremmo tutti essere poi d'accordo con quanto disse e scrisse Bertolt Brecht nel suo lavoro che si chiama Madre Courage, cioè Madre Coraggio e i suoi figli. Sentite cosa diceva con una sapienza letteraria incredibile Brecht. La corruzione è la nostra unica speranza. Finché c'è quella, i giudici sono più miti e in tribunale perfino un innocente può cavarsela. Ogni allusione, ovviamente, è puramente casuale. Arrivederci.